Ciao a tutti, siamo arrivati alla puntata numero 19. Buon anno, Massimo. Buon anno, è vero. Iniziamo questo 2024 con due temi abbastanza interessanti. La verifica dell'identità, questa nuova cosa arrivata su LinkedIn, come funziona, cosa dobbiamo fare e i messaggi sulle company page. Massimo, a te la parola. Ciao a tutti, innanzitutto buon anno. Poi, dicevo, a parte di questo risponderemo anche a un paio di domande che ci sono arrivate e che volevo ringraziare, ci hanno scritto e quindi hanno avuto abbiamo visto alcune cose non erano chiarissime, ma non per colpa nostra, noi se la spiegate bene, è che LinkedIn ha simpatico vizio di non dare tutte le funzionalità a tutti nello stesso momento, per cui tu spieghi una cosa, la fai vedere, giustamente i nostri ascoltatori vanno a casa, vanno in ufficio, la provano, non la trovano e quindi ci scrivono, e allora noi cerchiamo di capire qual è qual è il problema, e alla fine il problema si risolverà solo perché LinkedIn decide di dare anche a loro la funzionalità. Quindi partiamo da questo ragionamento, è un mondo Microsoft, ormai dovremmo conoscerlo, è tutto in beta tester, in beta version da sempre, quindi io ho presentato 2 anni fa ormai, sì, a Social Media Strategies, cioè 1 anno e mezzo fa, a Social Media Strategies a Bologna, diciamo, lo strumento del business manager, quindi l'equivalente del business manager di LinkedIn, esatto. Sono andato a vederlo oggi ancora in beta version. Quindi è passato 1 anno e mezzo, lo sto usando regolarmente, però tecnicamente è ancora in beta version. Sì, oddio, anche Google non è nuovo a annunciare cose che poi in realtà arrivano mai o arrivano a metà. Più di una volta mi è successo. Il problema è che quando arrivano a non a metà, ma arrivano a metà utenti. Scusate, ma mi è andato il tappo della bottiglia dietro il monitor. E se no, urto la bottiglia e mi ha scavato il bello della diretta. E, ok, dai, direi, partiamo e cominciamo. Vado con lo schermo? Sì, condividimi pure lo schermo, così. Eccolo. Ok, spero si veda adesso le slide. Benissimo. Allora, verifica identità LinkedIn. Che cosa è successo? Qualche giorno fa, qualche settimana fa ormai, intorno a Natale, mi arriva nel mio profilo LinkedIn che state vedendo, qua sotto mi arriva consigliato per te, verifica gratuitamente. A me non mi è ancora arrivato. Appunto, non è detto che non ti sia arrivato, sempre per il famoso discorso che adesso andremo a vedere. Che cosa significa? Mi dice verifica gratuitamente l'utente. Ora, a me sinceramente di per sé potrebbe anche non interessarmi granché, ma LinkedIn mi dice una cosa abbastanza interessante, cioè mi dice che gli utenti verificati in media ottengono il 60% in più di visualizzazione del profilo, il che non mi pare esattamente un dato trascurabile. Quindi aspetta, se non mi è ancora apparso lo posso andare a cercare. Aspetta, la slide dopo. Allora, mi arriva consigliato per te, allora, tutto contento, decido di andare a verificarlo. Mi collego il giorno dopo, possiamo anche andare a questo punto in diretta, quindi mi collego il giorno dopo sul mio LinkedIn, apriamo il mio LinkedIn in tempo reale, e improvvisamente questa cosa consigliato per te non c'è più. Ok? Allora uno dice, che è successo? Io non mi sono verificato e mi è sparito. Per fortuna LinkedIn ci fa i giochini, ma è tipo la settimana di Mistia, per tenerci vivi, ci costringe ad andare a cercare la roba in quella. Che cosa è successo? Se non ce l'avete nella visualizzazione del profilo, basta che andate sul vostro nome, ve l'ho cerchiato, e trovate inizia la verifica. No, a me mi è appena apparsa, la sto facendo in diretta. Allora, vi faccio vedere in tempo reale, basta andare sul nome, eccolo qua, inizia la verifica. Questo è di quello che troviamo. Mi chiede la foto del passaporto. Esatto, ed ecco che ti fermi anche te lì. Vado a prendere il passaporto. Ok, allora, che cosa succede? Torniamo alle nostre slide. Quindi inizia la verifica. Una volta cliccato qui, vado avanti di slide perché dovrei passare al mobile, quindi vi faccio vedere già la versione mobile. Basta collegarsi con il telefonino sul quale abbiamo l'applicazione LinkedIn installata, ovviamente corrispondente al profilo
di cui stiamo guardando, che stiamo guardando sul desktop, ti viene un QR code che ovviamente io ho schermato, e inquadri il codice con l'app della fotocamera e automaticamente ti passa a questa di sinistra. Quindi devi fornire l'identità. Allora, per quanto riguarda gli Stati Uniti, Messico e Canada, quindi in questo momento a noi non ci riguarda, si può fare con un qualunque documento di identità che supporti la tecnologia NFC. In Italia la tecnologia NFC credo che ce l'abbia soltanto i passaporti. Infatti, quando clicchi su verifica con persona, persona è il programma di verifica di LinkedIn, ti apre... Non gli è piaciuta, ci devo riprovare. No, ci deve essere il codice, non basta la foto e basta, ci deve essere il code. L'NFC. Io ho il passaporto cartaceo. Sì, ma dovresti averci sul retro da qualche parte il simbolino dell'NFC. Oddio. Per esempio il codice a barre, non è un codice a barre, è per la verifica. Non questo basta, va bene? Non devi mettere, ci servono i dettagli, per cui c'è, si chiama, ora te lo dico esattamente, lo sto cercando un secondo, perché trovo. Nel passaporto italiano si trova, allora, non in tutti i passaporti si trova nello stesso posto. Allora, quindi te lo cerco un attimo. Comunque basta cercare il codice FNC, scusami, sì, NFC. Allora. Ok. Allora. Trattato sul funzionamento, emergenze. Ma te lo presente dico. Contiene 48 pagine. Ce l'hai trovato, c'è tutto? No. Cioè, questo? In prima pagina? Allora, aspetta che torno sullo schermo. Ok, sì, allora in teoria dovrebbe essere quello. Però attenzione, oh. Perché tu c'hai un iPhone? Sì. Allora, attenzione che gli ultimi iPhone leggono solo gli NDEF, che è un formato diverso. Cominciamo già con le prime problematiche. E dovrebbe però essere esteso. Tu c'hai una delle ultime versioni, non dovresti avere nessun problema. L'unica cosa è che devi andare a attivare. No, la... deve vedere la faccia. Se non vedi la faccia, non scatta. Esatto, ok. Allora, il passaporto. Cosa mi preoccupa? Trova nella copertina anteriore. C'è un microchip all'interno della copertina anteriore. Ok. Vediamo un po'. Ma non c'è la foto della faccia, per cui non mi può scattare. Come, scusami? Dal momento che lui mi cerca la foto della faccia, non mi scatta mai. Abbiamo un problema, allora. Allora. Pescatolo. Ok. In teoria, converrebbe a questo punto scaricare un NFC... Forse mi conviene scattare le foto e provare, esatto, a caricare le foto non automatiche. Comunque c'è dovrebbe essere un'etichetta NFC. Di solito è nella copertina, quindi dovrebbe essere lì. Ora io non ho il passaporto dietro, quindi non riesco a vedertelo. Allora, vediamo. Il problema è che mi ci riflette anche la luce, mi viene una patacca. Ok, perfetto, siamo a posto. Vediamo un po', scatta di nuovo. No, così è improponibile. C'ho la luce sopra. Comunque dovreste averci cioè l'etichetta, ora cerchiamo un'etichetta NFC e mostriamo com'è. Dovreste avere nella copertina del... Sto provando. Ce la facciamo? Perché vediamo. Posso caricare una foto sola, non più d'una. No, una ne serve. Paese non supportato. Il passaporto che sta aiutando a scansionare è rilasciato da un paese non supportato per questa verifica. Perfetto. Che ce l'hai quel passaporto? Non molto. Quindi, in teoria, dovresti avere... 3-4 anni. Forse allora è tra i tardi. Devono essere quelli più recenti. Che cacchio! Posso andare in questura a chiedere, mi rifai il passaporto per la verifica su LinkedIn? Esatto, questo potrebbe essere... Una cosa, dovresti verificare innanzitutto se il tuo smartphone nella connessione c'è la voce NFC. Dopodiché si può richiedere il cosiddetto passaporto elettronico. Credo che il tuo sia ancora di quelli vecchi. No, il mio è di carta.
Sì, però ci vuole il passaporto elettronico, e però c'ha, che praticamente è l'equivalente di quello che hai te, soltanto al codice NFT. Aspetta, me l'ha preso. Scusami. Antichi, numero di passaporto. Ce l'hai fatta? Forse sì. Vedi, ok. Data di scadenza. Ok, accetta e continua. Ok, stai lavorando ovviamente. Scansione del chip NFT presente nel tuo passaporto. Non te lo legge? No, mi fa fare la scansione. Chiudi il passaporto e tieni certo la copertina posteriore del passaporto sulla parte alta del telefono. Il passaporto deve toccare il telefono. Muovi lentamente il telefono verso l'alto e verso il basso finché inizia la scansione. Sì, perché è un chip, quindi... Documento letto con successo. Ho Vai. Semplicemente appoggiato il telefono sopra il passaporto. Sì, devi fare come se fosse uno scan. Al contrario. Adesso mi fa le foto. Non scatta. Ah, sto guardando a destra. Mi avevo detto guarda a sinistra e guardavo la parte sbagliata. Data. Allora, in teoria non dovrebbe acquisire nessuna informazione se non il paese da cui proviene il passaporto. Ma a me se mi dà il 60% più di visibilità, gli do anche anche indirizzo di casa. Verifica aggiunta al profilo. Perfetto, a questo punto il tuo profilo dovrebbe quindi essere così. Vai a cliccare sul tuo nome. Aspetta. Allora, clicco sul mio nome. Sono già nella mia pagina. Sì. Dovresti averci verifiche, verificata la persona con Government ID. Aspetta. Provo da desktop, scusami. Sì, da desktop, sempre desktop. E noi facciamo il test in tempo reale e andiamo a cercare il nostro Fabio Antichi. Vediamo come se lo troviamo verificato. Eccoti. Dove eccoti, io ti vedo. Anche i nostri amici che sono... Fabio ha delle verifiche. Che bello. Ta-ta. Sono fortunello. Eccoci, da oggi il signor Fabio Antichi avrà il 60% di utilizzare in più. Ma è vero. Non lo so, questo chiediamo a LinkedIn. Allora, io direi, rimaniamo, noi continuiamo così, nel senso, ci è venuta un po' incasinata, ma a me l'avete visto in tempo reale che cosa va fatto. Allora, ricapitolando, se non vi appare in questo modo, si clicca sul nome, si inizia la verifica, dopodiché si va con l'app mobile, quindi con la con la fotocamera normale, inquadri il QR code da mobile. Ovviamente ci deve essere sul cellulare lo stesso account LinkedIn installato. LinkedIn che hai sul desktop. Ok. Dopodiché vai con su verifica su personas e passi. E ho dovuto fotografare non tutte e due le pagine, ma solo questa. Dopodiché, chiuso il passaporto, copertina, telefono appoggiato sopra, verifica di quel chip, non mi ricordo come si chiama. L'NFC. Sì. Ok, da questo momento fino a prova contraria sei verificato. Adesso Evviva! aspettiamo le statistiche. E io mi toccherà fare Adesso le guarderò, te lo dico. domanda per il passaporto, perché non ce l'ho ancora. Oppure Io inventi tanto la carta d'identità così. con Sales Navigator lo vedo, non prevedo di fare cose diverse in futuro, vediamo come evolve nei prossimi giorni. Vediamo come si evolve nei prossimi giorni. Quindi questa è una cosa che, se avete un passaporto a portata di mano, fatelo. Fra l'altro, ne avevamo già parlato qualche tempo fa. LinkedIn sta molto attento a queste cose. La parte c'è cioè, il nostro Certo che non amico. basti la carta d'identità, mi sembra incredibile. Perché il sistema in America basta. In Italia c'è proprio scritto così. Infatti, se andiamo a verificare nelle loro informazioni, allora sono già LinkedIn sta lavorando molto su questo aspetto. Vedi, dice proprio Stati Uniti, Canada e Messico disponibili per gli utenti in possesso di un documento di identità valido rilasciato da un ente governativo e di un numero di telefono statunitense, canadese o messicano.
Invece, negli altri paesi dobbiamo avere un passaporto valido con tecnologia NFC. Qui c'è l'elenco dei paesi disponibili ed ecco che ci siamo. Il bello è che mi aveva detto che avevo sbagliato paese, io avevo già selezionato Italia. Ma ti ha guardato bene, non sei molto... ha preso per... Invece, a che domande dovevamo rispondere? Ora ci arriviamo e chiudiamo. Volevo solo dire, attenzione, che adesso sta nascendo anche la verifica dell'istituto didattico, quando ci sarà il discorso dei diplomi e dei titoli di studio, e anche del luogo di lavoro. Cosa molto interessante, perché ho delle aziende che hanno ancora all'interno della propria company page dei dipendenti che non sono mai stati dipendenti e che ancora oggi vanno rimossi manualmente. Allora, la domanda che volevo rispondere, una era che mi aveva chiesto Antonio, ci aveva chiesto che aveva delle difficoltà a impostare il primo piano delle company page. Volevo mostrarvi di nuovo il processo. Si va sulla company page, questa è la mia company page, si va su modifica pagina, dopodiché si va su featured ed ecco che c'hai aggiungi in primo piano. Vai a gestisci in primo piano ed ecco che hai la sezione primo piano della company page. Che per sempre sentire in colpa, anch'io devo gestire il primo piano. Lo so che non l'hai gestito. Allora, vediamo un'altra cosa della company page che mi è stata chiesta. L'uso della posta per la company page. Attenzione, questa è una funzione che non hanno tutti. Perché, ad esempio, al momento sulla mia company page non c'è, ma ce l'ho su una company page di un mio cliente che ha una normalissima company page dove gli è apparso al pulsante posta in arrivo. Quindi, andando su posta in arrivo, ok, hai la possibilità di avere tutte le tue informazioni e poi gestire normalmente la posta. Che cosa succede? Che quando vai a visualizzare come utente, se tu ce l'hai impostata, ti appare un messaggio in company page, invia messaggio. Quindi uno pensa, è un messaggio normale come quelli che si usano normalmente per LinkedIn? Non proprio, perché c'è già un argomento di conversazione, che ovviamente è in chiave business. Richiesta di servizi, richiedi da demo, supporto, opportunità di carriera e altro. Quindi tu puoi scrivere richiesta di servizi, inserirci un contenuto da 25 a 750 caratteri e poi l'azienda lo vedrà direttamente nella propria pagina, ovviamente accedendo come amministratore, andrà in posta in arrivo e troverà l'elenco dei contenuti. Ora lo tolgo perché c'è una mail non mia, quindi volevo evitare il discorso della privacy. Quindi, questo è il discorso che volevamo fare. Quindi, siamo stati un po' lunghi, anche forse un po' caotici nel discorso della verifica del passaporto, però secondo me è bene che almeno vediate in tempo reale quali sono le possibili difficoltà che abbiamo, Fabio. Ora me la devo andare a compilare, mi sto prendendo gli appunti. Adesso devi fare il primo piano, eh? Allora, io avevo tolto, se ti ricordi, anche la creatore di contenuti. Sì, attenzione, Fabio, ricordi sempre che la tua company page è ancora quella di LinkedIn, eh? È completamente a zero, quindi prima cosa devo dire che è mia. Ecco, cominciamo. Come si faceva? Accidenti. Allora, se condividi un attimo lo schermo, te lo faccio io così andiamo, rispondiamo alla domanda di Fabio. Facciamo presenta, così. Condividi schermo. Schermo intero, condividi, okay. Eccomi qua. Allora, dovresti avere, forse l'hai già riscattata, no, l'hai già riscattata la pagina. Riscattata pensavo di sì, però ora devo compilare tutto. Adesso devi completamente compilarla. Semplicemente vai in basso, a sinistra, c'hai modifica pagina, e da lì ti inizi. E vedrai che se vai su featured sulla sinistra, oddio, cosa? Seleziono un settore, ci scrivo a mano. Uno solo ce ne posso mettere. Un settore della company page è un settore solo. Poi puoi mettere altre attività, però la categoria è una. Via via, ora mi ci devo mettere. La governativa ti vedevo bene. Telefono. Dai, lezione per casa per stasera.
Esatto, c'è un po' di cose da fare, quindi poi ci... Settori di competenza. Aggiungi i settori di competenza. E manco funziona bene, mi dà l'idea. Sì, metti pure quelli. Quindi i settori di competenza sono fino a 20, ok? Quindi hai un settore, gli altri sono i settori di competenza, che sarebbero fondamentalmente dei sottosettori. È che come al solito la traduzione LinkedIn non è proprio il massimo della vita. Chiama settori due volte le stesse cose. Vabbè, mi adeguo. Aspettiamo che Fabio ci racconti tutto che sa fare, quindi sarà È la lungo. storia infinita, però. 20 competenze. Allora, Allora, devo pensare a intanto sinonimi e un contrari. secondo Fabio che vediamo una cosa un attimo, vai un attimo, poi lo aggiungi dopo. Dove devo andare? Vai su un'altra testa, cioè salva, vedi su. Ok. Se vai a destra sulla sinistra, sotto home c'hai featured. Su. Bravo. Eccolo il primo piano. Che Devo fare un ovviamente post. è lui mette in primo piano i post, ma la domanda è se non hai nessun post, non Perfetto Massimo, puoi grazie metterlo in primo mille. piano. Ora mi Ok, ci vai. metto. Se ti lasciamo il lavoro da fare, poi il prossimo giro vedremo Grazie la situazione di Fabio. Vabbè ragazzi, questa era la novità, l'abbiamo fatta proprio adesso. mille. Fabio ha fatto il tester, quindi ce l'ha fatta Fabio, ce la possiamo fare Lo tutti. posso fare chiunque, esatto. Ciao ragazzi, alla prossima con chiacchiere Grazie. LinkedIn. Ciao.